Io sono Alessia Ciccolella, ho 16 anni e monto da quando ne avevo 5. Praticamente lei non ha mai giocato con le bambole, ha sempre giocato solo con cavalli. Quindi se regalavano, non lo so, la Barbie a cavallo, buttava la Barbie e usava il cavallo. Quindi... Ho tanta voglia di conoscere tutti i miei compagni, sperando di fare un bel gruppo con tutti loro. Iniziamo a conoscere gli atleti e i loro cavalli che hanno partecipato a questa edizione di Campus Masterclass. Alessia arriva da Pescara, accompagnata da Conte, per vivere questa nuova esperienza. Mi aspetto di migliorare molto col fatto che siamo al maneggio 24 ore su 24, sia da una gestione proprio di scuderia, sia tecnicamente, e poi col mental coach, insomma, di lavorarci insieme, preparatore atletico, insomma, di migliorare ovunque, più si può. Avete dei cavalli classici. Il tuo Alessio è molto semplice, molto bello da vedere, fa tutto molto bene. La tua posizione okay, va bene, cioè, ti permette anche la tipologia di cavallo di essere precisa, solo ogni tanto metti un po' più di peso sulle staffe. È un bel binomio, è un bel binomio, effettivamente è veramente un bel binomio. Lei è molto leggera, ha un bellissimo assetto, lui è un cavallino di sangue, leggero, molto rispettoso, quindi si aiutano a vicenda e si compensano in maniera incredibile. È andata molto bene, la cavalla pure si stava bene, una bella vista e no, sono felice, dai. Mi è piaciuto Riccardo. E te? Anche a me molto. L'equitazione per me è anche fare tante esperienze, andare in posti diversi, cioè non rimanere, non fossilizzarsi. Quindi è una nuova esperienza e prendere un altro po' di, diciamo, di bagaglio, di fare tesoro di queste cose per andare avanti e ampliare un po' le conoscenze. Non perdere i prossimi episodi per incontrare gli altri atleti di Campus Masterclass.